Oggi sono qui a Pignataro Maggiore in compagnia del professor Luigi Petrone, clarinettista ospite del Teatro San Carlo e primo clarinetto presso l'Orchestra del Teatro Verdi di Salerno. Buongiorno maestro. Ciao, buongiorno a te. Allora maestro, innanzitutto come nasce la sua passione per la musica? Allora guarda, è molto semplice, io sono di Pignataro Maggiore dove è famosa la banda, quindi puoi immaginare. Tutti suonavano uno strumento e io ero attratto, affascinato da questo gruppo di persone che suonavano in giro, quindi mi piaceva tantissimo, mi dava questo senso di felicità, di festa. E quindi ho iniziato ad innamorarmi da questi suoni che sentivo nelle feste patronali. E quindi ho iniziato ad appassionarmi alla musica. Ho iniziato con lo strumento, con il clarinettino, con un maestro qua di banda che si chiama perché è ancora vivente, ancora di Pignataro, si chiamava Saverio Ferra, che mi ha insegnato le prime nozioni del clarinetto. Allora, tante sono le sue collaborazioni e lavori con molti noti e importanti direttori d'orchestra, come ad esempio Muti, Rizzi, Ferro e tanti altri. Subimeda, Anecek, tantissimi direttori, ho avuto l'onore e la fortuna di collaborare con tantissimi direttori. Attualmente ho l'onore di suonare al Teatro San Carlo, dove il nostro direttore principale è il maestro Yuna Barchua, che è un giovanissimo tra i migliori direttori al mondo. Allora, lei, tante sono le premiazioni e le vincite di concorsi nazionali e internazionali, tra queste ad esempio parliamo, questo è del 2002, quindi un po' di anni fa, sì. Concorso di clarinetto Ponchielli di Cremona. Sì. Tra i tanti concorsi a premi che ho sostenuto, ho vinto, quello più importante, quello più difficile come selezione è stato il concorso Ponchielli, bellissimo, in tre fasi, con una commissione autorevolissima di eccellenze come Giuffredi, Corrado Giuffredi, come il maestro Calogero Palermo. Giuffredi è il primo canetto all'Orchestra della Svizzera Italiana e il maestro Palermo, che attualmente è tra i migliori canettisti al mondo, è il primo canetto dell'Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam. Quindi poi c'era il maestro Borali, ex primo clarinetto alla RAI di Milano, e c'era il direttore d'orchestra Rodriguez, quindi una commissione di altissimo livello. Dopo tre selezioni hanno fatto tre idoni con un premio alla Camera di Commercio di Cremona. Concorso a posti in organico di clarinetto presso l'Orchestra di Fiati della Marina Militare. Militare, sì. Allora, guarda, questa è una bellissima esperienza che ho fatto. Ho sostenuto un concorso apposta in organico nella Marina, era la Marina Italiana che aveva questa sede a Taranto, per la prima volta si era spostata come sede a Roma, a Corte Santa Rosa, e hanno bandito un concorso per 26 clarinettisti, che capita rarissime volte, e io ho avuto l'onore di vincere il primo clarinetto. E quindi è stata veramente una bellissima soddisfazione. Questo è accaduto nel 1999. Poi chiaramente per varie motivazioni non ho mai preso servizio e ho preferito scegliere la libera professione. Nel 2012 invece, quindi praticamente 8 anni fa, lei è stato tra i primi doni all'audizione del secondo clarinetto di fila presso l'orchestra della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli. Parliamo di questo argomento. Sì, guarda, questo è il mio lavoro. Io nel 2012 è stata bandita questa audizione per professori aggiunti e io ho insomma l'onore e la fortuna di essere tra i primi tre doni. E da allora ho iniziato una collaborazione col Teatro San Carlo molto, molto importante, insomma, che mi ha dato la visibilità che ho adesso, la maturità, l'esperienza. Sono cresciuto tantissimo professionalmente perché collaboro con dei colleghi bravissimi, forse tra i più bravi in Italia, e quindi grazie a loro ho avuto la possibilità di crescere e maturare professionalmente.
Adesso parliamo di una vittoria, questa recente, cioè recente del 2015, di 5 anni fa comunque, la vittoria dell'audizione per primo clarinetto per la nuova orchestra internazionale del Festival di Pompei. Lei appunto ha ricevuto una lettera di elogio e segnalazione. Sì, guarda, nel 2015 era stato fatto dal maestro Alberto Veronesi un progetto molto bello che valorizzava il nostro sito di Pompei, che è uno dei siti più visitati al mondo. E lui aveva questo progetto che ha realizzato di portare delle opere nel periodo estivo a Pompei, appunto. Hanno fatto le audizioni, ho vinto l'audizione del primo clarinetto e abbiamo fatto questi titoli che erano Tosca, Nabucco, Traviata a Pompei. E nei soli che c'erano di Tosca e Traviata, il maestro Veronesi mi ha voluto elogiare con una lettera dove scriveva e segnalava le mie qualità musicali, sonore e il mio impegno per questa nuova orchestra che era cresciuta ed era nata per questo progetto. Quindi mi sono sentito molto lusingato da questo. Secondo lei, nel campo musicale, quali sono i piaceri e le difficoltà che un artista musicale appunto può incontrare? Allora, guarda, i piaceri è difficile dirtelo, perché sono delle emozioni, sono delle sensazioni di benessere, di soddisfazioni che tu hai mentre fai un solo, mentre stai in orchestra, perché è frutto di tanta ricerca, di tanto tempo che togli alla tua famiglia, alla tua vita, studio, materiali che provi in continuazione, quindi c'è tanto lavoro dietro, e quindi questo poi ti dà soddisfazione nel momento in cui tu stai là davanti al pubblico e fai un solo bello, fai un solo fatto come ti piace, come il direttore magari lo vuole in quel momento, e quindi ti viene bene, sei soddisfatto, è una soddisfazione personale più delle volte che economica, tra l'altro. Poi invece i dispiaceri sono, le difficoltà sono tante, perché stare in orchestra significa tanto studio, tanto lavoro, tanta attenzione, tanti sacrifici, stare attento a tutto quello che ti succede intorno, avere la relazione col direttore, e magari una sera hai un lancia che per l'umidità o per le difficoltà non ti risponde come tu pensi, allora devi saper gestire bene quel momento. Queste possono essere le difficoltà del nostro lavoro. Allora, lei come solista ha eseguito brani di importanti compositori come Mozart e Rossini per importanti concerti della letteratura clarinettistica e cameristica dello strumento. Sì, allora ho eseguito più volte il concerto di Mozart, che è uno dei capolavori più importanti del mio strumento, il concerto K622 in La maggiore, e ho anche un altro pezzo, Introduzione delle mie variazioni di Rossini, che è un altro pezzo importante scritto da Rossini, questa perla che ci ha regalato al clarinetto, molto virtuosistica, e tanti altri ancora, insomma, anche sulla letteratura non solo solistica, anche da camera. E più volte ho avuto la possibilità di esibirmi con delle orchestre da camera e orchestre grandi. Lei ha suonato anche alla Città del Vaticano per la beatificazione di Padre Pio, alla presenza di Papa Giovanni Paolo II, e per la Radio Vaticana ha inciso la Rapsodia in Blu di Gershwin, trasmessa radiofonica nell'ambito della trasmissione di Conservatori in Concerto. Sì, allora, questo era un progetto che era nato dal Conservatorio di Benevento. Io sono stato un ex allievo del Conservatorio di Benevento, e c'era questa rassegna concertistica che si chiamava appunto, come hai detto te, i Conservatori in Concerto, e c'era il mio insegnante di clarinetto che ha voluto questa collaborazione mia con il piccolo mi bemolle, e abbiamo suonato per Radio Vaticana, abbiamo inciso per Radio Vaticana la Rapsodia in Blu di George Gershwin, ed è stata una bellissima cosa, perché poi è andata in onda per tanto tempo e quindi mi ha dato moltissima soddisfazione. Mentre per la Città di Vaticano, per la beatificazione di Padre Pio, sono stato invitato a suonare, ed è stata una giornata bellissima, me la ricordo, molto emozionante, perché suonare per la beatificazione di Padre Pio davanti alla presenza del Papa ti dà veramente tanta emozione.
Parliamo delle sue tante collaborazioni con il maestro Ezio Bosso. Ezio. Allora, Ezio intanto è una grandissima persona, un grande amico, è un musicista eccezionale. Io ho l'onore, la fortuna e il piacere di averlo come amico e l'ho conosciuto a Salerno, al Teatro Verdi di Salerno, dove faccio il primo clarinetto, e quindi ho avuto subito questo rapporto di simpatia e di stima reciproca già dalle prime note. Quindi nel primo solo, mi ricordo, di Bolero, abbiamo avuto subito un sorriso, poi lui è un grande comunicatore e quindi mi ha trasmesso subito la sua idea musicale, e io ho cercato subito di rendere il suo pensiero al meglio. E poi da lì fuori al teatro siamo diventati grandi amici e ho avuto questa fortuna che insieme al mio primo clarinetto del Teatro San Carlo siamo andati a registrare questo progetto a Busseto, al Teatro Verdi di Busseto, nella Quinta Sinfonia di Beethoven, nella settima, andata in Mondovisione per Rai 3, e Che storia la musica, quindi bellissima trasmissione, tra l'altro con degli ascolti pazzeschi. E adesso sarò con lui fra pochissimi giorni ancora, e quindi andare a lavorare con Ezio per me è una crescita veramente non solo musicale ma soprattutto umana, no, perché lui è un grande. Sia umanamente che appunto. Adesso parliamo di un libro, il vostro libro, la tecnica del concertista. Sì, allora questa sono una serie di esercizi che quando studiavo in Accademia Bologna Mitus a Castelmaggiore, sono stato 2 anni a studiare in questa accademia, c'era Alessandro Carbonare e Giuffredi che erano i docenti di questo corso, e la mattina quando facevamo tecnica con lo strumento praticamente riscaldavamo con degli esercizi che inventavamo. E io questi esercizi che avevamo inventato al momento li ho fatti vivere, cioè ho pubblicato questo libro che secondo me è un libro che può dare un piccolo aiuto ai ragazzi che hanno delle difficoltà tecniche, e quindi è stato pubblicato nel 2010 da Edizioni Esarmonia e con la distribuzione internazionale di Ares di Verona, che mi ha dato veramente tante soddisfazioni perché sono state vendute in tantissime parti, non solo in Italia ma anche in Brasile, in Cina, in Giappone, tantissime copie, e quindi ancora adesso mi sembra che sta alla quarta o quinta ristampa, quindi questo veramente soddisfazione. Sì, per un piccolo musicista il quale sono io veramente mi dà grande soddisfazione. Parliamo infine, ma non perché sia meno importante, dei suoi progetti futuri. Ah, guarda, personalmente i miei progetti futuri non ti dico niente, perché per scaramanzia non lo voglio dire. C'è un cantiere, un progetto molto bello, e quindi poi te lo svelerò quando sarà ufficializzato. Mentre per quanto riguarda progetti futuri, sto portando avanti un progetto di un ensemble dei miei ragazzi, perché ho un'accademia dove stanno vari ragazzi che vengono a studiare, e nell'ambito di questa accademia ho scelto i migliori allievi per creare un ensemble. Tra l'altro ieri sera abbiamo suonato al Teatro Comunale di Caserta proprio con questo ensemble a cui tengo tantissimo, perché in Italia devi sapere, Alessandro, che si fa molta fatica ad emergere e a fare esperienza, soprattutto a fare esperienza, perché le orchestre giovanili sono pochissime, le selezioni molto gravi, nei conservatori diciamo che c'è poca importanza su questa materia orchestra e ensemble da camera, quindi veramente i ragazzi non sanno come fare esperienza. Perché le poche orchestre giovanili, quella di Fiesole, quella italiana, quella dell'Accademia della Scala, hanno delle selezioni molto dure, molto difficili, quindi entrare in quelle orchestre è veramente difficile. E ne sono 2 posti, massimo 3, ogni 2-3 anni. Quindi come puoi immaginare è difficile. Allora io ho immaginato questo ensemble per fare la formazione orchestrale. Quindi loro attraverso questo ensemble possono, tra virgolette, fare una piccola esperienza d'orchestra,
perché riesco a fargli studiare il repertorio operistico, il repertorio jazzistico, il repertorio solistico, quindi vari stili dove loro hanno possibilità di essere versatili e soprattutto di conoscere tutti questi linguaggi. E quindi porto avanti questo ensemble con molta fatica, tra l'altro, perché si fa fatica a far suonare i giovani, e quindi nei prossimi recital sto portando avanti questo progetto dei ragazzi. Allora, io ringrazio il maestro, il professor Luigi Petrone, per il suo tempo. Io ringrazio te, Alessandro, grazie di essere qua, e quando vuoi ci possiamo vedere e sentire. Buonanotte.